Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Voglio chiedere di una cosa importante che è successa oggi in Parlamento, perché è stato dato il primo via libera all'abolizione del reato di abuso d'ufficio. Siccome lei è stato per tanti anni anche sindaco, le volevo chiedere, siccome è un punto importante questo del programma della destra al governo, e che dice che questo... ricordiamoci anche del ministro della giustizia Nordio, è un passo avanti. Nordio dice anche che farà bene alla nostra economia abolire l'abuso d'ufficio, mentre ci sono tanti magistrati, soprattutto quelli che si occupano di corruzione e lotta alla criminalità organizzata, che dicono che sarà un disastro, perché l'abuso d'ufficio è un classico reato spia per questo tipo di reati. E siccome siamo alla vigilia di una spesa mastodontica di soldi del PNRR, lei che cosa pensa? Penso che ci sono sicuramente dei comportamenti che sono stati puniti, almeno finora, con questa fattispecie di reato, che sono spie di corruzione, che sono veri abusi abusi d'ufficio, di poteri dati agli amministratori. Ma nello stesso tempo bisogna sapere anche qui che molti di questi reati non sono spia di comportamenti di corruzione, eccetera, ma di altro, cioè del sistema legislativo e normativo e della burocrazia di cui questo paese sta morendo di asfissia. Va bene abolire questo. Il reato di abuso d'ufficio? Bisogna saperlo. Cioè, io faccio semplicemente un esempio. Sapete cosa significa avviare un'importante opera pubblica in questo paese? Sapete cosa significa una conferenza di servizio in cui, per mettere il primo mattone di un'opera pubblica, occorre sentire il parere e avere l'assenso di decine di enti, uno diverso dall'altro, e mettere insieme legislazioni, normative, procedure completamente contraddittorie tra regione, Stato e altri enti? Si ha un'idea di cosa significa fare l'amministratore in questo paese? Si ha l'idea che il controllismo esasperato di questo paese non ha evitato mai un atto di corruzione e continua a non evitarlo, malgrado siano passati più di 30 anni da Mani Pulite, mentre questo sistema serve benissimo a impedire a uno che vuole lavorare seriamente di lavorare seriamente? Quindi è chiaro che è tutta una materia che andrebbe completamente risistemata, ma non a partire appunto da qui, come sto dicendo da decenni, non a partire da qui, non a partire dagli aspetti giuridico a valle, ma a partire appunto dalle procedure, dalle normative, dalle leggi. Ecco, però lì intanto vediamo che tutto resta, diciamo, immobile. Massimo... Scusi Gruber, è evidente che quando tu non fai le cose come devi farle, a partire dalla riforma della pubblica amministrazione, è evidente che dopo poi alla fine vai a precipitare a questo livello. E dopodiché passano che cosa? Passano in ordine e passa semplicemente l'abolizione e la cancellazione di tutto e butti via bambino acqua sporca. Ma è evidente che si andava a finire così, è evidente. E così andranno avanti, perché adesso il prossimo passo saranno le intercettazioni, insomma.